Carissimi amici e amiche in ascolto, benvenuti a tutti a questo nuovo ciclo di Catechesi sulla Divina Volontà, dal titolo Fondersi nella Divina Volontà, di cui oggi, a Dio piacendo, cercheremo di realizzare la prima puntata. Questo ciclo di Catechesi, ecco, avverto subito che andrà in onda, e quindi saluto anche gli ascoltatori di questa emittente su Radio Colbe, che mi ha appunto contattato chiedendomi di appunto realizzare un ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, e io insomma ho immediatamente colto la palla al balzo proprio con l'inizio di questo nuovo ciclo di catechesi, quindi offrendo tranquillamente la mia piena e gioiosa disponibilità perché queste catechesi possono poi anche essere riprodotte sulla radio. Ecco, poi sicuramente nella prossima puntata potrò essere più preciso anche sul giorno e l'ora esatta in cui questo ciclo di catechesi sarà inserito all'interno del palinsesto di Radio Colbe. Bene, questo ciclo di catechesi è abbastanza importante, presenta un titolo emblematico perché è una raccolta di brani scelti su quella particolare operazione, chiamiamola così, che si vive nel regno della Divina Volontà, che è appunto il fondersi nel Divin Volere, nella Divina Volontà, nel Fiat Supremo, come si preferisce. E vedremo che questo è operazione semplicissima per certi aspetti, ma anche vasta, cioè nel senso che non è semplicemente cosa che si fa formulando e dicendo alcune parole, no? Già vedremo un brano insomma di questa sera che è abbastanza significativo, ma è appunto un qualche cosa di profondo in cui bisogna gradualmente familiarizzarsi per comprenderne l'importanza e viverlo sempre meglio, perché la fusione nella Divina Volontà è uno dei tratti caratteristici della vita nel Divin Volere, proprio del vivere appunto nella Divina Volontà. E io direi di non dilungarmi troppo, diciamo così. Oh, il testo è una raccolta di brani scritti, di brani scelti, tratti dal Libro di Cielo e quindi accomunati sotto questo tema. Presumo, come molti di questi scritti che circolano sono, che la redazione di questo sia da attribuire al padre Pablo Martin, che è uno dei più grandi esperti sul tema della Divina Volontà, che ha realizzato diversi testi di questo genere, anche quello che abbiamo visto nel precedente ciclo di catechesi, che è disponibile per chi non lo conoscesse sia sul mio canale YouTube che sul mio sito, che è finito appunto qualche tempo fa, 2 o 3 settimane fa, che è appunto il ciclo di catechesi Adamo e la vita nella Divina Volontà, di una raccolta di scritti e che parlano appunto della situazione di Adamo, del peccato originale, quindi di come Adamo viveva originariamente nella Divina Volontà, di come l'ha persa, di quello che si può fare adesso per ripristinarla, per recuperarla. Cosa si può recuperare, cosa non si può recuperare, cosa questo comporta, che fine hanno fatto gli atti compiuti da Adamo, insomma, tutte quante le cose che abbiamo visto in quella sede. Ecco, adesso apriamo questo nuovo ciclo. Vorrei aprirlo con un brano che si trova, ecco, al principio di questo testo, che rappresenta appunto una sorta di prequel, una sorta di prologo. Ed è il seguente. Essendo ritornato di nuovo Gesù, siccome io stavo tutta fondendomi nel divino volere, mi ha detto: figlia carissima del mio volere, io sto con ansia aspettando queste tue fusioni nella mia volontà. Tu devi sapere che come io pensavo nella mia volontà, così venivo informando i tuoi pensieri nella mia volontà, preparandone il posto. Come operavo, venivo informando le tue opere nel mio volere, e così di tutto il resto. Ora,
Ciò che facevo, io non lo facevo per me, che non avevo bisogno, ma per te. Perciò ti aspetto nella mia volontà, che venga a prendere i posti che ti preparò la mia umanità e sopra le mie informazioni venga a fare le tue. Allora sono contento e ne ricevo completa gloria quando ti vedo fare ciò che feci io. Bene, questo è appunto questo è il prologo di quello che abbiamo, del discorso che stiamo aprendo oggi. Luisa la vediamo tutta fondendosi nel divino volere. Ecco, avremo modo di approfondire nel corso di queste condivisioni, le modalità molteplici con cui questo si può fare. Gesù dal canto suo risponde: io con ansia sto aspettando queste tue fusioni, e ne spiega la motivazione. Queste fusioni, diciamo così, che sono state preparate dalla vita terrena di Gesù, che ogni volta che pensava nella sua divina volontà, veniva informando, quindi dando la forma, quindi dando la possibilità, dando la chiave di accesso, dando la porta d'ingresso ai pensieri chiaramente non solo di Luisa, ma di tutte le creature, quindi la possibilità di pensare nella divina volontà. E così, quando operavo, informavo le mie opere nel tuo volere, eccetera, eccetera. Ovviamente questa operazione non era operazione che Gesù spiega che era utile a me, d'accordo? Perché questo non ne va, non ne viene nulla a lui, ma era utile a noi. Perché? Perché sono tutti quanti posti preparati dall'umanità di Gesù e che daranno completa gloria a Gesù e però anche perfetta felicità a chi riesce, a chi li compie, ecco, costantemente e ininterrottamente. È bello anche aprire questo nostro, diciamo, ciclo di catechesi rileggendo, poi avremo modo più avanti sicuramente di commentarlo bene, l'atto di fusione nella divina volontà, quello diciamo così esteso, che si raccomanda, ecco, di fare una volta al giorno, anche se ovviamente come tutte quante le cose può essere evidentemente fatto anche, come dire, a parole proprie, no? E l'atto di fusione dice così: Gesù fonditi in me ed io mi fondo in te. Gesù, facciamo tutto insieme, fondiamoci a vicenda nella volontà, nei desideri e nell'amore, per potermi fondere nei desideri, nella volontà e nell'amore di tutte le creature, affinché tutte restino rinnovate nel tuo volere. E poi fondo tutte le mie piccole particelle nelle tue, per potermi fondere in tutte le particelle delle creature, per darti per tutte quell'amore, quella gloria, quella soddisfazione che tutti ti negano, e ti chiedo di suggellare questo mio atto, Gesù, con la tua benedizione per me e per tutti. Vita mia, Gesù, mi fondo tutto nella tua santissima umanità, parte per parte, perché la tua umanità per centro di vita è la divina volontà, e chi vive in essa vive in questo centro diffondendo luce dovunque e a tutti. Fondo quindi, mio Gesù, la mia intelligenza nella tua intelligenza, la mia memoria nella tua memoria, la mia volontà nella tua divina volontà. Fondo il mio sguardo nel tuo sguardo, il mio olfatto nel tuo, Gesù, la mia voce nella tua voce, il mio udito nel tuo. Fondo le mie mani e le mie opere nelle tue mani e nelle tue opere, il mio palpito e respiro nel tuo palpito e respiro, e la circolazione del mio sangue nella circolazione del tuo sangue, o mio amato Gesù. Questo è il testo dell'atto di fusione che raccoglie evidentemente tutta quanta una serie di elementi che poi a suo tempo certamente riprenderemo e riscandaglieremo singolarmente ad uno. Ora veniamo al primo dei brani che troviamo citati nel testo che stiamo da questa puntata appunto esaminando.
Volume sesto, 17 dicembre 1903. Continuando il mio solito stato, per pochi istanti ho visto il benedetto Gesù con la croce sulle spalle, nell'atto di incontrarsi con la sua Santissima Madre, e gli ho detto: Signore, che cosa fece la vostra madre in questo incontro dolorosissimo? E lui: Figlia mia, non fece altro che un atto di adorazione profondissimo e semplicissimo. E siccome l'atto, quanto più semplice è, altrettanto facile è ad unirsi con Dio, spirito semplicissimo, perciò in quest'atto si infuse in me e continuò ciò che operavo io stesso nel mio interno. Questo mi fu sommamente gradito, più che se mi avesse fatto qualunque altra cosa più grande, perché il vero spirito di adorazione in questo consiste: che la creatura sperda se stessa e si trovi nell'ambiente divino, adora tutto ciò che opera Dio e con Lui si unisce. Credi tu che sia vera adorazione quella in cui la bocca adora e la mente pensa ad altro? Ossia la mente adora e la volontà sta lontana da me? Oppure che una potenza mi adora e tutte le altre stanno tutte disordinate? No, io voglio tutto per me e tutto ciò che le ho dato in me, e questo è l'atto più grande di culto e di adorazione che la creatura può farmi. Ecco, questo brano già comincia ad essere estremamente forte. E qui si va in ordine, i brani sono scelti non per ordine di importanza ma per ordine cronologico, quindi qui siamo nel sesto volume, sappiamo tutti quanti, o meglio, io certamente ribadisco alcune cose specialmente per che c'è la possibilità che ascolti questo ciclo di catechesi magari chi non è già un pochino addentro a questo mondo, no? I primi 10 volumi del Libro di Cielo, la serva di Dio Luisa Piccarreta, come dire, riceve da Gesù una sorta di scuola preparatoria alla vita e al regno della Divina Volontà. Non è ancora un discorso come dall'undicesimo volume in poi, chiaro, esplicito, diretto e, se vogliamo, anche un pochino, se mi si passa questo termine, un pochino tecnico, ecco. E questo ci fa anche comprendere che c'è un percorso preparatorio, non si vive in questo mondo, non si entra in questa realtà così di botto dall'oggi al domani. Ecco. Ora però quindi Gesù non parla, non usa il termine fusione qui, d'accordo? Certo usa il termine si infuse in me, però comincia a spiegare un qualche cosa di assai importante, cioè il fatto che l'atto di fusione nella Divina Volontà è un atto, come dire, profondamente interiore, anzitutto. E qui mi raccomando, questo lo ribadisco in continuazione, non esiste vita nella Divina Volontà se non si matura e non si impara un profondo spirito di vita interiore, di orazione, continua, ininterrotta. Vivere alla presenza di Dio, stare ininterrottamente in dialogo con Lui, questo si può fare con Dio, si può fare con Gesù, si può fare con la Madonna, si può fare con chi ci pare, ma ci deve essere, d'accordo? Se lo faccio con Gesù o lo faccio con la Madonna, tante volte ho sempre detto, la cosa è abbastanza, fermo restando ovviamente specifico per, ecco, le debite distanze, perché Gesù è Dio, la Madonna no, ma pur essendo Gesù Dio e la Madonna no, entrambi sono vissuti nella Divina Volontà, quindi possono essere entrambi canali, come dire, di congiunzione con questo mondo divino, ecco, ok? Però questa cosa ci deve stare, ecco, qui Gesù ci dice che la Madonna vede Gesù sulla via dolorosa, dice, e che cosa ha fatto?
un atto di adorazione profondissimo e semplicissimo. Che cosa ha adorato Maria Santissima? Cosa? Ha adorato la divina volontà che in quel momento le chiedeva e chiedeva a suo figlio uno strazio allucinante. Adorare significa dire un super fiat, d'accordo? Dire un super sia fatta la tua volontà in queste circostanze drammaticissime. E non chiedo a Dio perché tutto questo. E non mi ribello, non brontolo, non mi lamento. Un atto di adorazione semplicissimo. Capite cosa c'era dietro la mente della Madonna per fare questo atto di adorazione semplicissima? C'era la fermissima persuasione di fede, che questa è proprio una delle anime, delle quintessenze, come dire, necessariamente presupposte per vivere nella divina volontà, di una fede assoluta, che non si muove foglia che Dio non voglia, che vedere in quel momento Gesù in quelle condizioni, essere presente, era volontà di Dio. Uno poteva anche pensare, dice, ma era meglio che me ne stessi a casa, che almeno me la risparmiassi di vedere questa brutta sceneggiata. No. Così Gesù non ha, così la Madonna non ha fatto. E questo atto di adorazione semplicissimo, quindi, porta, dice Gesù, ad un'unione profondissima con Dio, che è appunto spirito semplicissimo, e porta all'infusione in Gesù e a continuare in sé ciò che Gesù stesso stava operando nel suo interno. E cosa stava operando Gesù in quel momento nel suo interno? Aderendo in tutto e per tutta la volontà del Padre, offrendo tutte quante le pene che stava vivendo, e in continuazione tutto quello che stava soffrendo e offrendo, continuava a farlo ininterrottamente nel divin volere, riparando il Padre, portando i frutti di quelle cose, di quei peccati singoli che momento per momento stava espiando nei cuori di tutte quante le persone presenti, passate e future, eccetera. Come tante volte ci ha spiegato e ci ha detto Gesù e ci dice nei libri di cielo. E Gesù prosegue: il vero spirito di adorazione in questo consiste, che la creatura sperda se stessa. Questo cominciamo a familiarizzarsi, questo è un altro termine tecnico, così come il termine di fusione, e si trovi nell'ambiente divino. Ok, sperdere se stessi. Adora tutto ciò che opera Dio e con Lui si unisce. Questo è cosa veramente, ecco, assai grande, bella e assai impegnativa, carissimi. Ecco, quindi, trovarsi nell'ambiente divino, adora tutto ciò che opera Dio, adora tutto ciò che opera Dio e con Lui si unisce. Tutto ciò che opera Dio, cioè tutto ciò che la divina volontà sta compiendo e realizzando in quei determinati fatti e a cui io posso scegliere di unirmi o di resistere. E Gesù prosegue: attenzione, che questa è la vera adorazione. Allora, a mio avviso, in questo passaggio si può comprendere meglio atto di adorazione profondissimo e semplicissimo, che porta ad unirsi a Dio, spirito semplicissimo, cosa intende Gesù quando nel discorso con la Samaritana dice: credimi donna, è venuto il momento in cui i veri adoratori non adoreranno Dio né sul monte Gerizim né a Gerusalemme, ma adoreranno Dio in spirito e verità. Quindi la Madonna vede Gesù sulla via dolorosa e dice un grandissimo fiat.
adorando i disegni di Dio che si stanno compiendo su Gesù e quindi di riflesso su di lei. Passiamo al volume settimo, 28 novembre 1906. Continuando il mio solito stato, quando appena ho visto il benedetto Gesù, pareva che si trasformava tutto in me, in modo che se io respiravo, io sentivo il suo respiro nel mio. Se io muovevo un braccio, sentivo muovere il suo nel mio. E così di tutto il resto. Mentre ciò faceva, mi ha detto: figlia diletta mia, vedi in che stretta unione sto io con te? Così voglio te, tutta stretta e unita con me. E questo non ti credere che lo devi fare solo quando soffri o preghi, ma sempre, sempre. Se ti muovi, se respiri, se lavori, se mangi, se dormi, tutto, tutto, come se lo facessi nella mia umanità, come se uscisse da me il tuo operato, in modo che dovresti essere tu non altro che la scorza, e rotta la scorza della tua opera, si dovrebbe trovare il frutto dell'opera divina. E questo devi farlo a bene di tutta quanta l'umanità, in modo che la mia umanità si deve trovare come vivente in mezzo alle genti. Perché facendo tutto, anche le azioni più indifferenti, con questa intenzione di ricevere da me la vita, la tua azione acquista il merito della mia umanità. Perché essendo io uomo e Dio, nel mio respiro contenevo i respiri di tutti, i movimenti, le azioni, i pensieri, tutto contenevo in me. Quindi li santificavo, li divinizzavo, li riparavo, onde facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te, e il tuo operato si diffonderà bene di tutti. Sinché, ancorché gli altri non mi daranno niente, io prenderò tutto da te. Allora, questo brano è bellissimo, e stupendo, perché ci fa comprendere, come dire, il grado di comunione, di intimità, di fusione con Gesù e la sua vita che egli desidera condividere con noi. Noi tutti quanti pensiamo sempre, no? Abbiamo sempre un po' questa idea ovvia, normale, più che umana, cioè io sto con Gesù quando prego, quando sono capace di soffrire cristianamente, quando mi capita una sofferenza e la vivo con spirito di cristiana abnegazione, non so, quando sto in chiesa, quando vado a messa, quindi diciamo quando faccio delle cose che hanno, come dire, una relazione diretta, diciamo così, con Dio o con il sacro. Tutti abbiamo pensato questo, o forse pensiamo ancora questo, è assolutamente normale. Ma già quando si leggono alcuni grandi maestri di spirito, antichi e moderni, si parla per esempio di una cosa, ecco, io cerco sempre di dilatare un pochino gli ambiti di comprensione dei singoli discorsi, no? Perché poi diventano tutti quanti più semplici. Si parla per esempio di preghiera continua, no? Si parla di unione con Dio. E la preghiera continua non è solo stare sempre a pregare, anzi la preghiera continua non può essere stare sempre a pregare, a meno che non ci siano dei fatti del tutto straordinari come quelli che capitarono a Padre Pio, ma insomma queste sono cose che ne capitano una ogni non voglio neanche dire numeri, insomma, no? Perché non so quanti Padre Pio ci siano stati nel corso della storia della Chiesa, però la preghiera continua per esempio consiste nell'esercizio di trasformare tutto in preghiera, e quindi di fare ogni cosa sotto gli occhi di Dio in modo tale che ogni cosa che io sto facendo
possa in qualche modo essergli gradita, piacergli, essergli offerta e essere fatta come lui vuole, per amore suo, eccetera, eccetera. Questa è la preghiera continua, questa qui, no? Lo stesso, ci sono dei vari gradi, diciamo così, di vita interiore, e questo ce lo dicono i grandi maestri di spirito, come soprattutto i più esperti, i più grandi, i più dettagliati su queste cose, che sono Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, che il cammino dell'orazione, quindi della vita di santificazione e quindi della vita di preghiera, ha una tappa fondamentale che si può raggiungere in questo mondo, che è quella dell'unione con Dio. Quindi si comprende in questo modo, come dire, che ci sono dei gradi, no? Ecco, Santa Teresa d'Avila spiega che la vita interiore e la vita di orazione è un avvicinarsi progressivo verso il centro ultimo di noi stessi, che è appunto l'interno del nostro cuore, perché è all'interno del nostro cuore che, come su un trono, sta seduto nostro Signore Gesù Cristo. E per trovare questa perfetta unione con Dio bisogna fare quel grandissimo cammino graduale di rientro in se stessi, dove si scoprono tante sorprese, fino ad arrivare al centro del nostro cuore. Ecco, e chiaramente, come sappiamo, Santa Teresa e San Giovanni della Croce, la spiritualità carmelitana, risente fortemente della, come dire, dell'impostazione filosofico-teologica di Sant'Agostino, quindi, no? Quindi Dio si trova dentro di noi, anzitutto, non fuori di noi, anzitutto, come è nella linea invece aristotelico-tomista, no? Vabbè, non voglio adesso scendere in queste cose, che dopo facciamo i discorsi troppo teologici e complicati. Però Gesù, ed è anche qui nel settimo volume, quindi quando ancora non ha molto cominciato a parlare molto tecnicamente di tante cose, ha detto, comincia a togliere questo, come dire, normale, non preoccupante, ma comunque fuorviante pregiudizio. Cioè che tu stai con me quando preghi e quando soffri. Invece quando fai tutto il resto, per esempio quando mangi, quando bevi, quando dormi, quando cammini, quando passeggi, quando lavori, quando ti diverti, quando ti lavi, eccetera, quella è un'altra cosa. Ecco, quella non è un'altra cosa. Ecco, perché Gesù spiega, stai attento, io sono Dio e uomo, quindi mi sono fatto uomo, ma io ero l'uomo Dio, quindi non ero un semplice uomo. Essere uomo Dio significava che tutte quante le mie azioni umane avevano portata e valenza divina. E quindi che cosa significa? Significa che nel mio respiro, siccome io ero uomo e Dio, contenevo tutti i respiri di tutti gli esseri umani, presenti, passati e futuri. Nei miei movimenti, nelle mie azioni, nei miei pensieri, contenevo tutti i movimenti, tutte le azioni, tutti i respiri, tutti i pensieri di tutti gli esseri umani, presenti, passati e futuri. D'accordo? Ecco, e allora che cosa significa? Significa che tutti i pensieri, tutti i lavori, tutte le operazioni, anche le più comuni, Gesù mangiava, Gesù dormiva, Gesù lavorava, fino a quando è stato sul pianeta Terra, io posso andarle a vivere, anche qui attraverso un atto semplicissimo, interiore. Ecco perché se uno non si abitua a questa vita interiore, non c'è, cioè, qui non si tratta di fare cose particolari. La vita nella Divina Volontà è tutta interiore, questo cominciamo, la fusione con la Divina Volontà è un processo del tutto spirituale, d'accordo? Tante volte Gesù dice negli scritti che questa, chiamiamola, io non amo chiamarlo spiritualità, perché questo è il Padre Nostro, d'accordo? Vissuto e spiegato proprio fino alle estreme conseguenze. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questa è la Divina Volontà, e questo mettiamocelo bene in testa, d'accordo? Non è nient'altro che questo, sono, come dire, approfondimenti sempre più profondi, mi si perdoni, insomma, la tautologia, ecco, approfondimenti sempre più intensi e sempre più raffinati e sempre più dettagliati e puntualizzati, ma di questo tema, di questo punto, d'accordo?
Allora, che cosa si succede? Che tutti i pensieri che Gesù ha fatto hanno santificato i pensieri di tutti quanti gli esseri umani, da un punto di vista oggettivo. E così tutte le sue azioni, operazioni, tutte le sue dormite, tutte le sue mangiate, tutto. Quindi i pensieri della razza umana sono già stati, cioè tutto ciò che ha fatto qualunque membro della razza umana, diciamolo così, è già stato oggettivamente santificato da Gesù. Questo che significa? Che tutti vanno in paradiso? No, perché ci manca che il destinatario di questa operazione la prenda e la faccia sua. Come singoli questo avviene quando noi ci convertiamo, quindi quando noi ci volgiamo a Gesù e chiediamo il perdono dei peccati, chiediamo la grazia santificante, eccetera, eccetera. Ecco, fare al top questa operazione significa raggiungere, far raggiungere ai miei pensieri, alle mie azioni, alle mie cose, capite, il massimo grado possibile e immaginabile, perché sono quelli di Gesù che io faccio miei. E quel perché? Perché Gesù ha già fatto suoi a suo tempo quelli che sto facendo io ora. D'accordo? Quindi c'è questo scambio bilaterale, quindi quello che Gesù ha fatto io lo devo prendere e fare mio. La fusione è questo, se uno ci pensa bene, che ci sono due realtà distinte che però desiderano vicendevolmente, perché hanno voglia sia l'uno che l'altro, fondersi per diventare una cosa sola. Qual è l'effetto di questo? Spiega ancora qui Gesù, e poi passiamo all'ultimo brano, che il pensiero, se io chiamo la divina volontà nel mio pensiero, se io fondo i miei pensieri in quelli di Gesù, quello che Gesù faceva quando era sulla terra viene riprodotto in me. Spiega Gesù: facendo tutto in atto di ricevere da me il tuo operato, anche tu verrai ad abbracciare e a contenere tutte le creature in te. Quindi, capiamo? Quindi non è soltanto una grande santificazione personale, ma è una grande santificazione universale, cioè quello che Gesù ha già fatto per tutti viene moltiplicato, è come se venisse rifatto in me, quindi c'è un'ulteriore, come dire, immensissima grazia, che io non ci metto assolutamente nulla, non è altro che un, come dire, se vogliamo prestare la mia umanità a Gesù, ma la Chiesa insegna autorevolmente, la Chiesa stessa nel corso della storia non fa altro. Qualche grande teologo ha detto che la Chiesa è l'incarnazione continua del Verbo, cioè presta la sua struttura visibile composta da uomini a chi? Al Verbo, perché dato che la sua umanità, l'abbiamo visto domenica scorsa, non c'è più sulla terra perché è scesa al cielo, c'è bisogno di qualcuno che continui a fare quello che lui ha fatto. E questo è quello che fa la Chiesa. Oh, ma continuare quello che lui ha fatto può arrivare a questi livelli, cioè, quindi, d'accordo? Cioè divinizzare il nostro operato e fare in modo che diventi divino per noi e per tutti. Questo è quello, diciamo, che Gesù, come dire, in qualche modo specifica in questa prospettiva, in questo orizzonte. Ecco, i principi che stanno dietro a questo, diciamo così, a questa spiegazione, sono di una solidità assolutamente ferrea, d'accordo? Sono assolutamente inoppugnabili, d'accordo? Perché c'è il principio dell'incarnazione, d'accordo? E quindi che c'è un essere sulla terra che era Gesù Cristo, che era al tempo stesso Dio e uomo, con una vera umanità attraverso cui operava veramente da uomo, ma unita alla divinità, d'accordo? Non confusa, ma unita. E quindi tutte quante le azioni dell'uomo Gesù erano tutte quante azioni dell'uomo Dio, erano quindi tutte quante azioni divinizzate. E quindi potenzialmente e realmente infinite, sia nei meriti, sia negli orizzonti. D'accordo? E tutto questo si può raggiungere semplicemente imparando ad operare così come Gesù operava, facendo nostro, chiamando ad operare in noi,
fondendoci quello stesso volere divino che animava Gesù in quanto verbo del Padre, in quanto seconda persona della Santissima Trinità e che rendeva i suoi atti assolutamente unici, perché divini, eterni, immensi e infiniti, che tutto santificano, tutto divinizzano e tutto riparano. Bene, andiamo a vedere l'ultimo brano di oggi, il volume ottavo, brevemente, Fondersi nella Divina Volontà, 21 novembre 1907. Continuando il mio solito stato, stavo unendomi con nostro Signore, facendo uno solo il suo pensiero, il palpito, il respiro e tutti i suoi movimenti con i miei, e poi mettevo l'intenzione di andare da tutte le creature per dare a tutti tutto questo. Ecco qui, perfetta esemplificazione di quello che stavamo dicendo, no? E siccome stavo unito a Gesù nell'orto degli ulivi, davo ancora a tutti e a ciascuno, ed anche alle anime purganti, le sue gocce di sangue, le sue preghiere, le sue pene, e tutto il bene che lui fece, a ciò che tutti i respiri, i movimenti, i palpiti delle creature restassero riparati, purificati e divinizzati. E davo la fonte di ogni bene, quale sono le sue pene, per tutti i loro rimedi. Mentre ciò facevo, il benedetto Gesù nel mio interno mi ha detto: figlia mia, con queste tue intenzioni mi ferisci continuamente. E siccome le fai spesso, una freccia non aspetta l'altra, resto sempre nuovamente ferito. Ed io ho detto: ma come può essere possibile che resti ferito? E ti nascondi e mi fai tanto aspettare mi fai tanto penare nell'aspettare la tua venuta. Queste sono le ferite, questo è il bene che mi vuoi. E lui: anzi, ho detto niente rispetto a tutto ciò che dovrei dirti. E l'anima stessa non può comprendere, mentre è viatrice, attenzione, tutto il bene e l'amore che passa tra le creature e il creatore, che quando il suo operare, il dire e il soffrire è tutto nella mia vita, perché solo così facendo può disporre a bene di tutti. Attenzione a questo particolare, qui faccio un commento in diretta, insomma, perché i tempi a nostra disposizione non sono più molto molto lunghi, no? Lo rileggerò il brano. Un particolare che... fino a quando noi siamo viatori, cioè fino a quando stiamo in questa condizione terrena, questo è altro punto fondamentale di cui dobbiamo prendere coscienza, noi non ci possiamo rendere conto, non può comprendere tutto il bene e l'amore che passa tra le creature e il creatore quando il suo operare, il dire e soffrire è nella mia vita. Quindi io, prima di fare questa catechesi, posso dire: vieni divina volontà a fonderti in me, parla tu in me e opera tu in me, d'accordo? Io non voglio fare nulla che non sia in stato di perfetta fusione con te. Non succede niente, non è che si avverte chissà, cioè, eppure quello che Gesù ci sta dicendo, fare un'operazione di questo genere vuol dire far partire un oceano, come dire, di frecce d'amore, di fuochi, di soli, che misteriosamente ma realmente toccano e raggiungono gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo, portando loro dei benefici oggettivi. Certamente Gesù tante volte spiega, no? Questo non causa alcun automatismo, d'accordo? Nel senso che le anime poi a loro volta ne beneficeranno tanto quanto sono disposte a ricevere questa pioggia di bene che arriva. Ma la pioggia di bene arriva. Attenzione, perché quello che dice Gesù è che questo è il massimo bene possibile che si possa fare all'umanità. Questo non vuol dire che uno non debba fare niente o non debba fare nient'altro. Però, dato che siamo in un contesto catechetico, proviamo a pensare seriamente: qualora si prendessero davvero sul serio, mi si perdona una volta la ripetizione, queste parole, quanto cambierebbe il nostro stile? Cioè, chi di noi crede che dinanzi a tanti problemi che vediamo anche adesso in giro, nel mondo, nella nostra parrocchia, nella vita della Chiesa, nella vita della nostra nazione, che ne so, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, dove volete? Chi di noi crede che il bene più grande che posso fare, che non esclude certamente che se mi trovo, cioè io sono un sacerdote, quindi certamente devo fare il sacerdote anche, no? D'accordo? Il bene che un sacerdote può fare alla Chiesa consiste ovviamente nell'esecuzione, come dire, al massimo possibile
nel modo migliore possibile del suo ministero, quindi non è soltanto, però prima di ogni altra cosa io so e credo, e questo influisce anche la fecondità del mio ministero, che la cosa più importante è dargli valenza divina, è chiamare la potenza di Dio ad operare attraverso di me, è dare gloria quindi a Lui, è metterci semplicemente il mio nulla per fare in modo che sia Lui a sprigionare la sua potenza santificante attraverso di me. Perché poi quello attraverso di me non conta quasi niente, perché noi non facciamo proprio niente in questo non metterci appunto quegli atti interiori, quelle intenzioni che impareremo piano piano, se non l'abbiamo già imparato lo vedremo in questo ciclo di catechesi a formulare, insomma, no? E poi ti dico solo che ogni tuo pensiero, palpito e movimento, ogni tuo membro, qualunque tuo osso sofferente, sono tante luci, sentiamo, che escono da te e che toccandole dicono che bene di tutti. E io te ne rimando molti triplicate, tante altre luci di grazia ed in cielo te le darò di gloria. Quindi capiamo, questo operare ridonda al bene del prossimo subito e poi ci ritorna triplicato in grazia e centuplicato in cielo in gloria. È tanta roba, no? Basta dirti, è tanta l'unione, la strettezza che passa, che il creatore è l'organo, la creatura è il suono, il creatore è il sole, la creatura è l'agge, il creatore è il fiore, la creatura è l'odore. Può stare forse l'uno senza l'altro, vediamo la fusione in atto dinamico, che cos'è, no? No, certo. Credi tu che non tengo conto di tutto il tuo lavoro interno, attenzione, lavoro interno e delle tue pene? Come posso dimenticarle se escono da me stesso e sono una sola cosa con me? Aggiungo ancora che ogni qualvolta si fa memoria della mia passione, essendo un tesoro esposto al bene di tutti, è come se si mettesse al banco per moltiplicarlo e distribuirlo al bene di tutti. Ecco, direi che possiamo per oggi fermarci. Sono stati dei bei brani che hanno posto un ottimo punto di partenza per cominciare a comprendere bene in quale ambito ci muoviamo. Chiaro che chi già conosce un pochino gli scritti della Divina Volontà non ha avuto molto difficoltà a comprendere queste prime battute di questo testo. Chi è un pochino digiuno può fare un pochino più di difficoltà. Mi permetto di dire, per chi ascoltasse magari questa catechesi come prima su questo argomento, che esiste già online un video con una mia intervista sulla Divina Volontà. Credo che prossimamente se ne farà uno anche con Radio Colbe, come mi è stato prospettato, un'altra intervista, ecco, metteremo ovviamente anche questa online, e poi c'è un ciclo di catechesi che serve proprio a una prima comprensione, a un primo contatto con questo mondo che si chiama il dono della Divina Volontà. Si trova sia sul mio canale YouTube in forma di video che sul mio sito web in forma di podcast. Appuntamento alla prossima puntata, che sarà certamente la prossima settimana, molto probabilmente stesso giorno e stessa ora. La mia benedizione a tutti. Fiat Ave Maria.